Si chiama Harold Baker, è un vigile del fuoco che, pensate, è riuscito, diciamo così, a domare un grosso incendio durante la riunione di famiglia. 10 morti, 3 bambini che hanno perso la vita, il nonno costui proprio sui pompieri, tra i pompieri sul posto. Lui stesso, pensate, che non sapeva che stava per raggiungere la casa dei parenti. Ci troviamo in Pennsylvania, a Nesco Peck. Quando è scattato l'allarme, l'uomo non si immaginava che l'autopompa che lo avrebbe dovuto intervenire per spegnere l'incendio era proprio quella casa dei suoi amati parenti. Tra le vittime il figlio, la figlia del pompiere, il suocero, il cognato e ben 3 nipoti, bambini, 3 bambini. Insomma, per farvela breve, Haroldo è rimasto scioccato perché non si aspettava, ripeto, minimamente che la casa dove doveva intervenire era proprio la casa dei suoi amati parenti. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, da Narratori Italiani è tutto, ciao a tutti.